cosa. Sì, dice qualche cosa. Ma anche un pezzo di formaggio, del salame. Ma un cazzo c'è? Di 100 euro mi sono venuti. Sei grande. Mi prendo sempre per te, mi prendo. Dacci la mano, dacci la mano. Beppe, sei anche bello. Dice poco. Dacci un po'. Beppe, guarda la guerra. C'è un alloggio, eh. Alloggio. Beppe, Ropizzi direi. Ropizzi direi. Hai capito? Beppe! Vai, grande! Maniera, grande! Anche un oggettino, qualcosa. Anche qualcosa di commestibile, niente forse. Non so cosa ci avete qua. Una pizzetta senza glutine. Ecco, due pizzettine, quelle rosse. Una pizzetta senza glutine, a voi? Sei grande! Sei grande! Sei grande! Che dici oggi? Cioè, l'alternativa che ha a non votare una persona a noi è quella di essere con lui. Se con lui non si sente, con lui non lo vogliamo, quindi con lui ci sono tanti. Metà dei pensionati, non con lui, ma il pensionato che galleggia la crisi. Prezzi bassi. Facile che si perda. Quindi cambiamo, andiamo tutti a casa, via tutti. Perché c'è tanto, c'è poco da vivere, sto vivendo abbastanza bene. Quindi non riesce a fare un altro ragionamento, quindi stanno portando via le pensioni, li stanno portando via subito con dei camuffamenti che guarda veramente con le parole. Penso molto, cioè, è difficile per me e per loro certe volte capire il senso di una combinazione di una legge. Perché mettono un avverbio dentro l'avverbio e l'avverbio modifica al contrario la legge. Se io ti dico, noi abbiamo votato contro il falso in bilancio, perché c'era scritto il falso in bilancio si è fatto inconsapevolmente. Sei condannabile se il falso è fatto inconsapevolmente. Quella verba no. Cioè, rende inutile tutta la legge. Cioè, Scaiola, Scaiola, non lo so. Beppe, c'è un fedelissimo qua. C'è lui che si vuole fare la parola. Se ce la fa. Beppe! Benedizione! Grande! 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 Andiamo avanti! Dopo quella grotta siamo ancora qui, sono salita sul palco dopo di te. Sei una goccia che esplode. Ricordate quando sono venuto alla regione che c'era... Sei un grande. Frufru, come si chiamava? Chi è Frufru? Lì c'è pieno di Frufru. Come si chiamava? Mi manda Rai 3, era il presidente della regione. Non mi ricordo. Il presidente della regione Lazio. Sì. Come si chiama? Marrazzo. Marrazzo, sì, Marrazzo. Cioè, mi ricordo quella scena lì è stata per Malagrotta. Per Malagrotta, sì. Cioè, tutta la gente di Malagrotta dentro la regione. Sono salita sul palco con te perché ero arrabbiata. Sono saliti due professori, uno di chimica, e hanno detto l'inceneritore non si può fare perché le nanoparticelle fanno una lezione a tutti. L'assessore alla sanità che era lì. A un certo momento, dopo che hanno parlato i professori, si è rivolto ai romani e gli ha detto: non mi dovete rompere il cazzo, l'inceneritore, o famo! E noi professori, le cose. Beh, ce la dobbiamo fare! È una cosa per te. No, sì, è bellissimo, è un CD musicale, però mi fai fare la foto con te, ho visto la scommessa. Dai. Sì, ma pure via voglio. Ciao. Ci sei? Vai, fanne un'altra. Sì, no, allora, ciao, quando mi chiamerà il procuratore, mi direi che se va bene. Alessandro! No. Ti fa solo ballare. Facciamo la Beppe! 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 Beppe
quando vai a casa, andando a casa, a sinistra, sentite, c'è la festa dell'unità, passa con la ruspa. Ah, passa con la ruspa. Vabbè, ieri c'ero qua, ci sono ancora quelli che ci credono a quelle cose. Coraggio. Mi dispiace per loro. Ieri sono andato a parlare di un discorso che è stato fatto sul blog, io l'ho ripreso e l'ho portato a Orfini. Orfini si è circondato dei suoi vecchi, della vecchia sinistra, e mi hanno fatto fermare. Mi hanno detto, andai a casa, andai a casa. Orfini è un ritardato morale. Ma io lo so. Peppe, ti saluto. Grazie, Peppe. Comunale rumeno a comune di Salerno. Ti posso salutare? Sì. E vi Peppe, dal primo Good Day che ti sento, sei un grande. Grazie, Peppe. Ho fatto la marcia del ritmo della città di Lancia, come una zoppa. Mi hanno detto, sei stato miracolato, ho smesso pure le medicine. Adesso vado come una trottola. Dammi un bacio. Ti voglio un bene dell'anima. Ti devo prendere in camera. Ti devo prendere in camera, Peppe, il selfie. Grazie. Mi devo addormentare con te, vieni qua, Peppe. Ti faccio il primo piano. Dal, è giusto, vorrei Beppe dal primo Good Day, grande. Grazie che ci sei, Beppe, un piccolo attivista. È dal 50. Per favore, no, non è dal 2001 che non ne faccio più. No, questo, però, questo te lo meriti, perché io me che sono attivista, mo devo fare. Grazie. Sopra il municipio. Grazie. Grazie Beppe. Sei un genio. Resistete, vi prego, resistete. Siete gli unici. Gli unici in cui sperare. Grande Peppe. Un po' di informazione vera. Dai, questo è figo. Io. Lei? Sì. A Canale delle Belle Arti. È una bella tecnica. Sì. È bravissima. Solo queste facce un po' così, un poco stimolanti. Grande Peppe. Guarda, anche è diventato, Marino è diventato più sicuro di sé. Te lo ricordi all'inizio com'era un po'? Arrivava in questo mondo della politica. C'è spie dietro per diventare così. Si gasano quando hanno dietro i poteri forti. Ma tanto è questo. Siete gli unici, Peppe, resistete. Grazie.